Buongiorno, siamo in diretta con Dialoghi sul Futuro. Abbiamo oggi come Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio, e come gradito ospite Agostino Santoni, amministratore delegato di Fisco Italia. Possiamo dire che il tema oggi è quello dell'innovazione e abbiamo di fronte a noi una persona che l'innovazione non solo ne parla, ma anche la pratica e la fa tutti i giorni. Ricordo le regole generali. Il presidente dialogherà con il dottor Santoni per alcuni minuti, rivolgendogli alcune domande, e poi attraverso la chat del Q&A potete rivolgere le domande all'ospite, che io poi porrò durante il corso della diretta. Direi di dare subito, ricordo a tutti che dura un'ora, e direi di dare. Ah, un'ultima cosa, siamo in diretta streaming su varie piattaforme di Maker Faire, Startup Italia e vari altri. Sono presenti alcuni giornalisti che ovviamente ci hanno chiesto di poter ascoltare le parole di oggi. Lascio subito la parola a Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio. Grazie Massimiliano, buonasera a tutti gli amici che ci stanno seguendo, che seguono l'ottavo dialogo sul futuro. Siamo arrivati all'ottavo dialogo, ne abbiamo già parlato con economisti, sociologi, giuristi, esperti del mondo della sanità. Perché? Perché questo futuro che ci attende praticamente sta scuotendo tutti, in profondo, tutti gli elementi che noi conoscevamo, che fanno parte non soltanto della nostra economia, ma della nostra vita. Non ci sarà una parte, un aspetto, diciamo, del mondo che ci circonda che sarà uguale a prima. E per questo è bene, anche in questi momenti difficili, che stiamo vivendo con la pandemia, certo, adattarci a questa nuova realtà, però sempre pensare al futuro, sapere che anche nei momenti più difficili c'è sempre un futuro da costruire. Oggi parleremo col dottor Agostino Santoni, che ringrazio d'aver accettato il nostro invito. Oggi è uno di quei temi che, insieme alla pandemia, devo dire, ha messo in crisi noi italiani. Parlo dell'innovazione. Sappiamo che l'innovazione è il principale driver di sviluppo di tutti i paesi avanzati. Noi siamo l'ottava, nona, settima potenza industriale, quindi il nostro paese è sottoposto ad una grande competizione con tutti i paesi, diciamo, più moderni che esistono nel globo, sia quelli vecchi sia quelli emergenti. E devo dire che però in questa grande competizione il tema dell'innovazione l'abbiamo un po' approcciato male. Perché dico approcciato male? Perché per un lungo tempo noi ci siamo illusi che l'economia fosse fatta di due ambiti: l'economia, l'innovazione, quindi che vedevano gli agonisti, gli innovatori, e l'economia tradizionale, dove noi nella tradizione eravamo fortissimi. Devo dire che man mano che la competizione e il tempo è andato avanti, ci siamo resi conto che tutte le imprese devono essere innovative. A dire, non esiste una nicchia, non esiste un'area dove potersi riparare, soprattutto guardando a bel tempo andato. E non esiste neanche una nicchia dimensionale. Uno neanche può dire, vabbè, ma io faccio un'attività tradizionale in un paesino dell'entroterra italiano, sto al riparo. No, non è possibile. Tra l'altro ce ne siamo accorti proprio nel momento in cui è scoppiata la pandemia. Quando è scoppiata la pandemia, se non ci fosse stata gli strumenti digitali che hanno permesso un po' a tutti noi di continuare a mantenere delle relazioni essenziali, penso soprattutto al mondo delle imprese, con i propri collaboratori, con i propri fornitori, con lo Stato, con la banca, probabilmente anche un piccolo imprenditore si sarebbe trovato completamente isolato e perso. Noi sappiamo che le imprese sono sicuramente competenza, sono sicuramente capacità per fare imprenditorialità, ma sono soprattutto relazioni. Sono soprattutto relazioni. E devo dire che la tecnologia ci è venuta, diciamo, in aiuto. Però abbiamo vissuto anche in questo mondo pandemico che ha diviso la nostra vita in fase 1, fase 2 e fase 3. Devo dire che anche queste fasi, che sono state difficilissime
da dover affrontare. Anche qui, tutte le volte abbiamo trovato che il digitale, l'innovazione è stato protagonista sia in bene che in male. Va a dire, quando non ha funzionato, ha creato grandi problemi. Pensiamo alle grandi piattaforme, pensiamo ad esempio alle difficoltà dell'Inps, quella è una di quelle di cui si è parlato, che ha messo in grande difficoltà, oppure la necessità delle persone di chiedere i contributi nei confronti del comune, eccetera, diciamo così, da remoto. Anche lì il mondo si è diviso in dove funzionava la piattaforma, i contributi arrivavano, dove la piattaforma non funzionava, o c'era un'incapacità ad utilizzare questi strumenti, i contributi non arrivavano. Quindi, diciamo, questi strumenti innovativi sono rimasti ad essere protagonisti, diciamo, anche nella prima fase. Da ciò abbiamo capito anche che nel momento in cui entreremo nella famosa fase 3, che è quella del rilancio, della ripresa, del rimbalzo, dopo una lunga fase di sofferenza economica, ci dovremo aggrappare, diciamo, a questi strumenti, e chi li saprà usare meglio, chi li userà di più, chi avrà le competenze per poterlo fare, probabilmente riuscirà meglio a ripartire. Quindi, ripeto, l'innovazione, come dire, ormai anche per chi non l'amava inizialmente perché ti costringeva a troppi cambiamenti, diciamo, è ormai diventato un fatto nostro quotidiano e quindi ne dobbiamo prendere atto. Oggi ne parliamo con Agostino Santoni, che è l'amministratore delegato della Sisco Italia, perché è importante la sua testimonianza? Perché lui non sta soltanto nel campo dell'innovazione che innova prodotti, ma i suoi prodotti servono alle aziende. A dire, sono quei prodotti, come dico io, quell'innovazione utile. Quell'innovazione che immediatamente ti permette di risolvere un problema, ti permette di far cambiare in una tua fase organizzativa, eccetera. Quindi questo è molto importante perché l'innovazione, poi ci sono tante innovazioni nel mondo, ma poi quelle che poi vengono più utilizzate, quelle che servono nella vita, hanno ovviamente un posto particolare. La Cisco è un punto di riferimento nell'industria ICT italiana. È impegnata in tanti modi per sostenere tutti quelli che vogliono innovare il paese ed è, diciamo, una società, insomma, non la descrivo molto perché nel mondo dell'economia è abbastanza nota. Agostino Santoni, ripeto, è amministratore delegato dal 2012, deve essere stato amministratore delegato di SAP Italia e ha avuto altre esperienze, come sempre capita in questo mondo, diciamo, in altre importantissime società, però ha anche un'altra caratteristica. È stato anche lui, un po' come noi, un rappresentante di associazioni di imprese. È stato presidente di Assiforma, che è l'associazione di Confindustria, che rappresenta proprio le associazioni di settori. Quindi io passo subito alla prima domanda. Allora, e cito una famosissima considerazione che fece Henry Ford: l'innovazione è tale solo quanto è accessibile a tutti. Ad oggi, se noi dobbiamo guardare l'Italia, dobbiamo dire che questa innovazione digitale non è ancora accessibile a tutti, c'è ancora un grande divario. Poi i motivi di questo divario sono vari, divario di natura culturale. Gli italiani sanno poco l'inglese e l'innovazione parla inglese. Un divario tecnico. Mi trovo in un'area del paese dove non c'è la banda 5G e quindi non la banda 5G, non c'è proprio la linea e quindi è complicatissimo lavorare. C'è anche un'impostazione, una certa pigrizia della pubblica amministrazione che ha tanti dipendenti, ma anche del settore privato, che non ha mai lavorato forse molto nel riconvertire oppure creare una formazione tale per i propri dipendenti per renderla attiva. La cosa è gravissima, ad esempio, nella pubblica amministrazione, dove abbiamo, ad esempio, un'età media molto alta.
quando tutte le statistiche ci dicono che sono soprattutto i giovani quelli più pronti a questo tipo di attività. Allora, è da qui la prima domanda. Allora, Agostino Santoni, sei italiano, diciamo, è un'azienda internazionale, ecco, ma dal tuo punto di vista, cosa possiamo fare in Italia per recuperare questo grave ritardo che ci sta anche questo costando molto in termini di competizione? Grazie, grazie Lorenzo e grazie per il prestigioso invito a cui aderisco con grande piacere. E ve lo dicevi, diciamo, sono un appassionato di digitale, di innovazione, di associazionismo e soprattutto sono un appassionato d'Italia. Chi fa il mestiere, diciamo, il mio mestiere di gestire un'organizzazione che è chiaramente tanto italiana, ma diciamo parte di una multinazionale tutti i giorni, oltre a servire bene i clienti e i nostri partner, deve vendere l'Italia. Quindi ho sviluppato questa competenza di cercare di trovare sempre l'aspetto, il bicchiere mezzo pieno. È un po' la caratteristica di tutti gli imprenditori e chi sviluppa le attività. Il tema quindi mi è molto caro e diciamo nel corso di questi anni c'è stata tanta conversazione sul digitale nel nostro paese. Ricordo per chi se ne occupa i tanti eventi dove si discuteva se serviva o no la banda ultralarga. Ho passato la mia carriera a parlare di questo tema. Ho passato tanto tempo a discutere se il lavoro da casa poteva essere interessante o no. E ho passato la mia carriera a discutere se le competenze digitali servissero o no. Se mettiamo per un secondo in pausa tutto quello che sto dicendo e riguardiamo l'esperienza che stiamo vivendo in questi, ahimè, siamo di fronte a una tragedia chiaramente, ma se prendiamo l'aspetto digitale, riprendiamo oggi questi tre grandi quesiti che hanno riempito sale e riunioni e convegni e eventi e incontri, attività e dialoghi, riguardiamoli adesso. Riguardiamo e rifacciamoci la domanda. Serve o non serve la banda ultralarga? Serve o non serve ripensare una politica di come si organizza un'azienda utilizzando il lavoro agile? Servono o non servono le domande, le competenze digitali. È ragionevole pensare che buona parte degli italiani oggi dicano sì. Hai detto bene quando ci sono, diciamo, delle aree che dobbiamo assolutamente migliorare. Ne cito alcune che a mio avviso sono rilevanti e non le cito in ordine di importanza. Le cito per dare un senso a, diciamo, a quello che voglio dire. Il primo, dobbiamo accelerare sulla copertura della banda su tutto il paese. E non concordo con coloro che dicono: ah, ma non stiamo facendo niente. Io penso che stiamo recuperando un gap che era nato nel 2000, che è terminato, diciamo, dal punto di vista di un cambiamento, soprattutto governativo, a partire dal 2015, dove si è scelto di fare degli investimenti insieme a tanti investimenti degli operatori delle telecomunicazioni a dare la banda larga o diciamo, la connessione internet a tutto il paese. È sufficiente il lavoro che è stato fatto? No, ancora parecchio da fare, ma diciamo il mondo delle connessioni che ha avuto la possibilità di accedere, devo dire che il sistema ha retto molto bene in queste settimane, in questi mesi. Però qui c'è sicuramente migliorare. Il secondo punto importante, noi stiamo facendo un'esperienza a mio avviso molto importante, abbiamo una visione di come deve essere la tecnologia digitale. Il digitale non deve dividere, il digitale deve includere, non solo nella comprensione. Tu dicevi bisogna sapere l'inglese e io ti sfido in questo dicendo no, non bisogna sapere l'inglese. Sono le aziende che sviluppano la tecnologia che devono riuscire a parlare la stessa lingua delle persone che utilizzano la tecnologia. E noi questo l'abbiamo fatto nostro dal punto di vista della cultura dell'azienda e soprattutto per le competenze, che è il mio secondo grande titolo. Noi lì abbiamo fatto delle esperienze in particolare in Italia incredibili.
proprio nell'inclusione. Uno si chiama Cisco Academy, il nostro programma, e formiamo circa 50.000 persone ogni anno, che è un numero per noi importante, no? Poi non siamo gli unici, però siamo molto appassionati di questo. E a un certo punto abbiamo detto, se è vero che il digitale deve essere inclusivo, deve essere veramente inclusivo e deve essere disponibile per tutti. E abbiamo incominciato a aprire delle accademie nelle carceri, a Bollate, a Regina Coeli, a Secondigliano, a Monza, e lì abbiamo visto che effettivamente attraverso il digitale a queste persone abbiamo dato una seconda possibilità. Ci sono un sacco di indicatori, poi non voglio tediare l'audience, ma noi abbiamo capito con esperienza concreta che c'è la possibilità, attraverso le competenze digitali, di trovare lavoro. Uscendo adesso abbiamo fatto, ci siamo sfidati anche con un'altra realtà che è la comunità Sant'Egidio, anche per i senza tetto. Chiaramente il primo investimento è stato quello di dargli la casa, ovviamente. Ma e adesso queste persone stanno formando sul digitale. Adesso non siamo gli unici e non deve essere lo spot pubblicitario, ma lo dico perché è evidente che c'è la priorità delle infrastrutture, ma la grande priorità per noi deve essere, per tutti noi, aggiornarci il sistema operativo. È il sistema operativo nostro, che quello, io a me piace sempre portare l'esempio quando andiamo a riposare, l'aggiornamento dei nostri smartphone, collego alla presa elettrica, mi collego al wifi, ritorno alla mattina e tutto è aggiornato, giusto? Penso che accada a tanti di noi. Ecco, a me piace questa immagine per dire il grande lavoro che noi dobbiamo fare, priorità numero uno, è proprio quella di aggiornare il nostro sistema operativo mettendo nella nostra nuova valigetta la competenza digitale. Sono tante altre, ma ne ho citate due, le infrastrutture e le competenze che sono per me, diciamo, primaria, area di primaria attenzione. No, grazie soprattutto per il tuo ottimismo e poi perché tu tendi a sfatare una delle cose che tutti pensavano che fosse un inganno. Quando dici la tecnologia semplifica la vita, no? Poi la gente si trova con tanti schemi, tanti manuali, tante pagine che fanno come gli pare, eccetera. E uno dice, ma è vero che la tecnologia risolve la vita, però è chiaro che anche quella è una sfida per la tecnologia. A dire arrivare a tutti, quindi siccome nel tutto, alla fine della scala c'è il meno dotato, quello con meno strumenti, è chiaro che è una sfida imponente, diciamo, nel senso anche una competizione, diciamo, anche perché anche voi mi immagino come tutti hanno dei competitor, il primo che arriva conquista anche fette di mercato, Assolutamente. quindi è assolutamente importante. Rimaniamo su questo tema doloroso del ritardo italiano. Allora, anche io leggo sempre con un certo sgomento le famose statistiche dell'agenda digitale dei vari paesi europei che ci mettono a noi sempre nel podio rivoltato, nel senso noi siamo primi, secondi o terzi insieme al Portogallo e alla Grecia, penultimi, terzultimi e secondultimi. Nel senso ci mettono sempre in quella fase. Dopodiché però, da un'esperienza che abbiamo fatto qui a Roma, che cosa abbiamo fatto? Quando è iniziata la pandemia, abbiamo deciso di ogni settimana di fare una specie di indagine su un campione rappresentativo della nostra economia per vedere quali erano i sentimenti degli imprenditori e cosa stavano facendo per adattarsi, diciamo, a questi eventi che nessuno sapeva bene che cosa sarebbe accaduto una settimana, eccetera. Quindi ci sono state delle accelerazioni terribili, nel senso da una settimana all'altra cambiava completamente lo scenario. Bene, e una delle domande che abbiamo fatto è proprio sull'atteggiamento sul digitale. Abbiamo chiesto ai nostri, diceva, chi di voi è maturo dal punto di vista digitale, nel senso che è organizzato, eccetera, eccetera. E avevamo una risposta intorno al 15% delle imprese dicevano di essere società mature dal punto di vista digitale. Dopodiché ha detto, vabbè, ma cosa avete fatto per contrastare la pandemia? E quindi molti hanno detto che dal 15 praticamente sono arrivati al 35-40% le imprese che invece per la prima volta hanno cominciato a utilizzare strumenti digitali. Il caso classico è stato lo smart working, nel senso che ha permesso, diciamo, alle imprese di mantenere una loro attività facendo un'esperienza straordinaria,
gli stessi loro collaboratori. Fino a un minuto prima sentivamo dirigenti che non credevano assolutamente a questo strumento, salvo poi cambiare in 15 giorni completamente la loro opinione. Quindi che cosa è accaduto? Che nella sostanza in queste 2 settimane, 3 settimane, questo è accaduto soprattutto all'inizio, gli imprenditori che ci hanno detto, guarda, il digitale non serve a recuperare il fatturato che perde, ma ci è servito a difendere, diciamo, la nostra attività aziendale. Quindi hanno utilizzato il digitale come arma difensiva, però l'hanno utilizzato creando una vera e propria accelerazione. Io credo che con i trend, delle indagini tradizionali noi saremmo passati dal 15 al 40 in 6 anni, 5 anni, 5 anni. C'è stata una grande accelerazione. La domanda è questa. Quindi, come dire, vedere le cose buone anche all'interno delle tragedie. La domanda è: cosa rimarrà? Secondo te, l'imprenditore, l'azienda che a un certo punto ha utilizzato con forza questi strumenti e ne ha visto, diciamo, anche la potenza, perché quello che ha colpito è la potenza di questi strumenti. Pensiamo solo a quello che stiamo facendo noi adesso, insomma. Che potenza, diciamo, rimarrà oppure come al solito, diciamo, finita, come dire, il pericolo, noi ritorneremo nei nostri vecchi vizi a cui siamo molto affezionati. Diciamo, questa è la domanda delle domande, perché su questo chiaramente chi avrà questa risposta riuscirà a scriverla meglio, avrà uno straordinario successo in qualsiasi settore, in qualsiasi industria o qualsiasi paese nel quale si vive o si opera. Ti do il mio punto di vista e come la vediamo noi. Noi abbiamo, a mio avviso, imparato come paese, reagendo a questa la pandemia, abbiamo fatto tutti un corso di 2 mesi di digitale. Una volta, quando io iniziavo a lavorare, era il corso base. Noi abbiamo fatto per 2 mesi il corso base digitale e, come dicevi te, c'è stata un'accelerazione. Abbiamo anche, e questo secondo me è un aspetto importante che mi auguro rimanga, ed è la parte più importante che mi auguro che rimanga. In emergenza il governo, e quindi la componente della pubblica amministrazione, in alcune aree ha dimostrato una velocità mai vista. E a me piace sempre parlare, quando penso al futuro, a un paese agile, cioè un paese dove su alcune tematiche che sono a noi care, cioè come il digitale può essere utilizzato per facilitare i processi della pubblica amministrazione e come la pubblica amministrazione sceglie di acquisire, diciamo, la tecnologia per garantire migliori servizi alle imprese e ai cittadini. Ecco, tutto questo che è stato sempre parte della narrazione di tante attività che abbiamo fatto sul digitale, se guardi questi 2 mesi, la velocità del digitale, che è ben riconosciuta, ha trovato un punto di contatto nella velocità dei processi della pubblica amministrazione. Allora, se tu mi chiedi che cosa io mi auguro che rimanga come esperienza, non è solo la componente digitale, cioè di come noi abbiamo utilizzato le tecnologie, ma come la sfida della pandemia ha accelerato alcuni processi della pubblica amministrazione. Io ne ho in mente alcuni, ripeto, ciascuno di noi ha un'opinione, mi riferisco al codice degli appalti, mi riferisco alla selezione delle tecnologie, mi riferisco alle azioni concrete per gli imprenditori e mi riferisco al digitale. Io ho vissuto personalmente il progetto Solidarietà Digitale col ministro dell'Innovazione Pisano e in quel caso, in pochi giorni, si è resa disponibile una piattaforma che a tanti imprenditori ha reso disponibile delle piattaforme tecnologiche in forma gratuita. L'abbiamo fatto noi come altre aziende, nello specifico migliaia di imprese hanno avuto la possibilità di accedere alla nostra piattaforma Webex in modo gratuito. Per me questo è un esempio concreto per dire riprendiamo quell'esperienza lì e rimettiamola al centro di una visione di paese che è un paese agile. E questo è l'aspetto di processo. Dici, beh, non è molto, dice, che c'entra con la tecnologia? C'entra
C'entra con la tecnologia, perché se la tecnologia va veloce, è evidente che chi ne trae maggiore beneficio, questo vale per le pubbliche amministrazioni, ma vale anche per le imprese, chi meglio riesce a interpretarla e chi meglio riesce a farla sua nei suoi processi, chiaramente ne trae grande beneficio. Il secondo punto che a me è caro, noi abbiamo fatto un grande esercizio di telelavoro. Noi abbiamo, con grande sforzo di tutti, soprattutto di chi ha utilizzato queste piattaforme a casa, abbiamo fatto uno sforzo di prendere un po' di tecnologia, un po' di connessione, i PC, i notebook, i telefoni, un po' di connessione, metterli insieme e connettersi al mondo del lavoro. Benissimo, non ha niente a che vedere con il lavoro agile. Il lavoro agile vuol dire ripensare la leadership. E ripensare il modo in cui si vuole avere un rapporto con i propri collaboratori e come ripensare i processi dell'azienda per far lavorare le persone in un modo diverso. Io mi auguro che quello che rimanga questa conversazione che fa parte della cultura degli imprenditori, dei manager nella gestione dei propri collaboratori e ha a che vedere con un fattore fondamentale che non ha niente a che vedere con la tecnologia, che è la fiducia. E questo secondo me è evidente, potrei raccontarvi della bellezza dell'innovazione, della tecnologia, delle cose meravigliose che noi e tante altre aziende facciamo, ma secondo me il tema è come prendere beneficio nella creazione di un paese agile, i processi, e come fare in modo che questa esperienza che noi stiamo facendo ci consenta di ripensare lo stile di leadership per tutti noi per essere di successo nella fase N. E secondo me questo è anche un augurio, ma anche quello sul quale come azienda stiamo lavorando tantissimo. Mi piace molto questo tuo concetto da uomo dell'innovazione. La vera innovazione non è la tecnologia, ma il cambiamento culturale, che questo è importante perché io credo che in fondo c'è, se penso anche a questo grande sforzo che ha fatto la scuola italiana, veramente è andata, come dire, verso questa esperienza con niente in mano. Di questa straordinaria esperienza che hanno fatto le maestre, le professoresse, le classi, eccetera. Anche quella è una cosa che credo che anche come esperienza culturalmente lascerà della traccia. Senti, l'altra domanda è questa. Va bene, quindi innovazione è uno strumento che deve essere utilizzato con intelligenza e che dà grande opportunità. Però dobbiamo anche dire che intorno a queste tecnologie c'è anche un dibattito sui rischi delle tecnologie. Adesso, senza andare a seguire tutti quei dibattiti veramente, diciamo, da medioevo basso, i rischi del 5G, no? Diciamo che lì non le neanche prendo in considerazione, però è anche vero che soprattutto le reti danno un vantaggio, per non chiamarlo un potere, a chi le governa, a che le utilizza, quindi pochi le governano, molti le utilizzano e in qualche caso le subiscono. Quindi dal punto di vista etico c'è un grande dibattito. Si dice, vabbè, ma se poi noi affidiamo tutta la nostra vita in mano a queste reti, certo, ci saranno chi le governa e saranno eticamente, diciamo, a posto, ma molti rischi si possono creare. Devo dire che qualche rischio già si è creato. Pensiamo su questa lotta continua che siamo costretti tutti noi a lottare contro la cattiva informazione che viene messa al pari della, non dico della buona informazione, dell'informazione, e quindi siamo costretti ogni giorno a difenderci da delle cose che hanno una pari dignità. Quindi quello che dice un professore vale quello che dice un coso compulsivo, eccetera. Ecco, tu vedi questi rischi con queste tecnologie così potenti che vanno avanti con questa grande forza. Noi saremo in grado, la legislazione e anche le persone saranno in grado di tenerli sotto controllo oppure ci sfuggiranno di mano? Allora, direi, mi piace commentare questo tema del rischio del 5G e scusami, scusate se
do qualche dato tecnico, ma è importante così mettiamo in fila questa minaccia che alcuni persone del mondo raccontano relativamente al 5G. Per chi ama un po' la tecnologia, il 5G lavora su tre frequenze, a 800 MHz, a 3,5 GHz e a 26 GHz. Dici, ma beh, quindi che vuol dire? La frequenza 800 GHz è quella che utilizziamo per l'utilizzo della televisione digitale. Quindi, diciamo, se c'è un rischio su quella frequenza, sul 5G, vuol dire che dovremmo anche spegnere buona parte delle nostre televisioni, anzi tutte le televisioni. La seconda frequenza, quella a 3,5, è molto vicina a quella del telefono che utilizziamo oggi, quella del 4G. Quindi a questo punto dovremmo anche non utilizzare più i telefoni. Adesso non voglio continuare con questa disquisizione tecnica, io questa criticità non la vedo. Non vedo la correlazione tra le antenne 5G e il Covid, perché è una correlazione che si fa fatica a dimostrare. Cioè, potremmo dire che dove c'è una forte concentrazione di persone, il Covid ha avuto un maggiore impatto. Se questo è statisticamente vero, se è statisticamente vero, è vero anche che dove ci sono delle antenne, le poche antenne che ci sono 5G in giro per il mondo, tipicamente sono in posti dove c'è alta concentrazione di popolazione. Quindi io tenderei così a condividere l'idea che a questo, come azienda chiaramente, ma anche come, diciamo, professionista in questo settore, io questa cosa proprio non la capisco. Ne rispetto i punti di vista perché rispettiamo tutti, ma questa cosa non la vedo. Vedo invece la straordinaria opportunità di aumentare la connessione e di pensare nuovi modelli di business attraverso una connessione, quella del 5G, che dà ulteriori opportunità. La, diciamo, telesanità e tutto il tema delle applicazioni per la sanità sono, ad esempio, un esempio concreto di quello che potremmo fare. Un altro tema, invece, dobbiamo fare grandissima attenzione. È la sicurezza dei nostri dati. Uno, dal punto di vista della privacy. Io penso che la privacy sia un diritto dell'uomo, lo penso io, ma lo pensa l'azienda nella quale lavoro, e questo deve essere, a mio avviso, un principio guida dello sviluppo delle tecnologie, ma anche un'area di grande attenzione per chi fa le leggi. E il terzo rischio, e questo dobbiamo essere tutti più consapevoli, è tutto il tema legato alla sicurezza digitale. Ed essere più consapevoli che, diciamo, il cybercrime, quindi chi cattivi che guardano al digitale non per fare del bene ma per fare del male, è uno dei temi più critici. E in questo dobbiamo essere molto più consapevoli. Noi abbiamo una vista importante, siamo, diciamo, il leader sulla cyber security, e ogni giorno blocchiamo 80 miliardi di attacchi su scala globale. Dici, ma che vuol dire 80 miliardi? Perché è un numero talmente grande. E io porto l'esempio del numero di volte che a livello mondiale ogni giorno noi cerchiamo su Google qualcosa. Se non lo facciamo 3,6 miliardi di volte. Quindi per dire nell'immaginario, no? Quando dico, ma chi è Agostino Santoni? Vado su Google e cerco. Lo facciamo tutti noi 3 miliardi di volte ogni giorno. Pensa il numero di attacchi. Allora, estendendo la connessione, estendendo la possibilità di avere più connessioni, tutti noi più connessi, è evidente che avere maggiore consapevolezza e la tecnologia che aiuta a rendere le persone, le aziende, le città e i governi e gli stati più sicuri, non è solo una protezione, una minaccia, ma è anche la possibilità di diventare più competitivi. E quindi anche in questo caso non è solo una minaccia, è evidente che la cyber security è una seria minaccia per tutti. Come proteggerci? Come aumentare la consapevolezza? E come farlo diventare una maggiore capacità di competere perché intrinsecamente sicuri? A mio avviso questa è una delle grandi sfide che porta il digitale a un'esposizione di imprese, di città e di stati nell'affrontare il presente e il futuro. Grazie.
Il mio tempo è finito, poi io alla fine ti farò una domanda su Roma. Tu, ma Grazie. essendo la Camera di Commercio di Roma, noi alla fine una domanda su Roma la facciamo sempre. E a questo punto Grazie. ti do in pasto, diciamo, ai nostri amici che faranno le domande, e quindi Grazie. ovviamente la sei cavata benissimo. Ora vediamo se nella seconda Grazie parte Lorenzo. sei abbastanza fortunato, vai. E peraltro, Presidente, con Agostino su Roma troverai terreno fertile perché so che è un amante della nostra città, quindi mi permetto già di prevenire la domanda. Allora, la prima domanda da Salvatore: tradizione e innovazione sono e possono essere la scelta vincente del tessuto imprenditoriale italiano, specialmente nella micro, piccola e media impresa? La risposta è 100 volte sì. Porto un esempio concreto. Noi abbiamo fatto in giro per l'Italia una serie di investimenti con piccole e medie aziende italiane e volevamo dimostrare, il titolo era Industria 4.0, cioè serve o non serve? Serve il digitale per rendere più competitive le piccole imprese, sì o no? Questa era la domanda che avevamo, al di là di dire sì, certo, la tecnologia, facciamo progetti concreti. E abbiamo, diciamo, fatto svariate attività e vi porto l'esempio di una piccola azienda, piccola media azienda, si chiama La Marzocco, fa macchine del caffè, è leader mondiale a fare le macchine del caffè. E non avrebbe mai pensato al digitale. Quando ci siamo incontrati, io non conoscevo assolutamente cosa volesse dire produrre macchine del caffè. L'idea di connettere le macchine del caffè per ripensare la manutenzione di quelle macchine presso i clienti di questa azienda, di ripensare il dialogo tra chi produceva le macchine del caffè e i propri utenti e creare nuovi servizi di manutenzione mensile con un controllo remoto del funzionamento della macchina del caffè, dici, beh, che vuol dire? Vuol dire ripensare, dare la possibilità a un'azienda che ha una fortissima tradizione, produco delle meravigliose macchine del caffè, che ha sposato l'idea di un servizio digitale, che ha ripensato il suo modello di manutenzione, che come sapete bene è un asset fondamentale di chi fa produzione di prodotti fisici, e l'ha riportata in una modalità diversa che è di straordinaria rilevanza. Adesso vi porto questo esempio, fortunatamente ne abbiamo sviluppati decine e decine, proprio di piccole e medie aziende italiane che avevano questo, tra virgolette, dubbio di dire come posso utilizzare il digitale e ancora una volta abbiamo capito com'è importante riuscire a avere questo dialogo semplice dove si espone la tecnologia in modo semplice e come la tecnologia deve imparare come funzionano le imprese. Quando succede questo crea valore e questo crea capacità di competere delle tante aziende italiane. Vado ad un'altra domanda velocemente, quella di Paolo. Lo sviluppo di un prodotto barra servizio innovativo costa. Molte grandi aziende trovano conveniente acquisire startup piuttosto che sviluppare in proprio. In Italia questo avviene poco. Le grandi aziende spesso preferiscono sviluppare internamente, virgolette, a volte senza conseguire risultati. Pensa che la crescente esigenza di innovazione possa spingere le grandi aziende italiane a cambiare direzione? A favorire, diciamo, molto di Sì, più. io penso che questo fenomeno sta accelerando tantissimo. Ve lo dico perché io ho l'onore di lavorare in Cisco e noi ne abbiamo fatto, cioè, l'innovazione interna e l'innovazione attraverso acquisizioni per noi è il mantra. Penso siamo arrivati a 218 acquisizioni diciamo, più di 20 anni di storia di Cisco. Quindi noi, per dirlo, ogni trimestre acquisiamo un'azienda. Recentemente abbiamo acquisito un'azienda italiana, si chiama Fluid Mesh, e l'idea è proprio questa, no? Cioè, mentre io riesco a innovare internamente, devo riconoscere che non sono l'unico che innova e devo riconoscere e devo essere capace di acquisire aziende che sono poi persone e tecnologia e integrarle dal punto di vista organizzativo. Allora, questo non è pratica tradizionale delle grandi realtà italiane, ma lo sta diventando sempre di più. Io ho visto nel corso di questi anni grandi realtà
italiane che stanno facendo proprio questo, o acquisendo o contribuendo ad aiutare startup, in particolare italiane o non solo, a integrarsi nei processi. E ho esempi frequenti, i grandi gruppi italiani questa attività stanno incominciando a farla, quindi è un buon inizio, diciamo una lunga strada da fare. Tutto il tema dell'innovazione delle startup per l'Italia è una lunga strada da fare. Esattamente. Ulteriore domanda, i valori della Next Generation Internet, quali centralità dell'utente, privacy, security, decentralizzazione, inclusività, possono avere un ruolo importante nel ripensare la società post-Covid sfruttando i megatrends emersi in questi mesi? Beh, diciamo, ho cercato di esprimere nelle precedenti Cosa? risposte quanto penso che debba essere così. E io non aggancerei esclusivamente il tema utilizzo la tecnologia, ma a me piace veramente parlare del tema di quale leadership noi vogliamo esprimere. Cioè, per abbracciare la tecnologia, per abbracciare il dopo Covid, è straordinariamente importante ripensare la leadership delle persone, delle organizzazioni che gestiscono imprese, città, paesi e pensare che cosa serve per poter mettere insieme questa esperienza tecnologica che abbiamo fatto, questa crisi che abbiamo vissuto. E riportarla in una situazione che mi auguro sia diversa dal punto di vista della criticità sanitaria, ma di un mondo economico e sociale che comunque cambierà. Non lo dico io perché non ho la, di come si può dire, posso dare il mio contributo, ma il mondo delle competenze sta dicendo che quello che è successo adesso impatterà il futuro. E io penso che chi sarà più bravo a interpretare il futuro utilizzando anche il digitale, ma ripensando la leadership e il modo di gestire le organizzazioni, vincerà questo nuovo futuro. E io mi auguro che noi saremo capaci, noi intendo noi paese, nel fare questo con grande determinazione e forza. Una domanda di Luis. Il Public Procurement of Innovation potrebbe essere un driver importante per la ripresa, tuttavia sussistono molti problemi, formazione, networking, attività di brokerage. Come risolverli? Come risolverlo? Diciamo, l'esperienza, io lo vedo, parlo codice degli appalti, dice, in generale il procurement è un temone grande, è un temone che se lo guardate per chi segue la pubblica amministrazione, ad esempio, è distribuito su varie organizzazioni. È da ripensare, è da riprendere con forza questo modo di dire come posso fare a rendere questo processo diverso per garantire al paese di essere più agile. Questo è il tema. Ce ne sono tanti, è evidente che ciascuno di noi ha la propria. Io lo guardo dal punto di vista di esperto di digitale, di professionista del digitale, dico, ma pensiamo al cloud, pensiamo a tutta questa innovazione tecnologica, come faccio a fare in modo che questa tecnologia arrivi il prima possibile, non solo quella di Cisco, sto parlando del nostro settore. A impattare positivamente tutti i processi di funzionamento della pubblica amministrazione. Uno dei processi fondamentali è ripensare questo. Per farlo serve una fortissima determinazione di tutti gli attori. Ad esempio, il ministro Pisano lo sa perfettamente questo, ma anche l'amministratore delegato di Consip sa molto bene questo. Adesso bisogna veramente mettere assieme tutti gli attori e dire questo dobbiamo risolverlo. Perché durante la pandemia in situazioni di emergenza sono state prese delle decisioni veloci che hanno consentito di fare degli approvvigionamenti veloci. Prendiamo questa esperienza, diciamo, questo deve essere il new normal, la nuova normalità deve essere questa. È evidente nel rispetto della trasparenza e nel rispetto di tutte le regole sane che servono per garantire trasparenza e etica ai processi di acquisto. Allora, questa più che una domanda è un'affermazione che credo venga incontro alle esigenze sia del presidente Tagliavanti che di Agostino. Giorgio, siamo 36 commissi che si sono uniti insieme per affrontare insieme il cambiamento e per offrire ai nostri clienti un'esperienza unica ed esclusiva. Probabilmente
Agostino, il Presidente, va nella direzione di quello che dicevi prima te, no? Che anche le piccole imprese, diciamo, adottando il digitale possono trovare nuovi mercati. Vado alla domanda successiva. Dario, quanto pensate sia la percentuale di orario settimanale da dedicare allo smart working perché ci renda più efficienti? Questo forse veniva incontro alla cosa che dicevi tu prima, tra passaggio dal telelavoro allo smart working. La risposta, se penso a come noi gestiamo, come io gestisco diciamo, la mia organizzazione, è decidi tu. E decidi tu, dice, vabbè, Santoni di fatto. No, io non sono Santoni di fatto. Noi abbiamo deciso di dare fiducia alle nostre persone. Abbiamo deciso di dare degli obiettivi e abbiamo deciso di dargli gli strumenti per fare il proprio lavoro, decidendo dove fare il proprio lavoro. È evidente che siamo fortunati, cioè noi non produciamo auto, noi siamo un'azienda, tra virgolette, di servizi in Italia e quindi abbiamo la flessibilità, ma il tema è la fiducia e decidere che tipo di rapporto si può avere con i propri collaboratori. Vale per la pubblica amministrazione, un'organizzazione così grande? Certo che deve essere regolamentata, ma su principi diversi, non contando le ore, ma contando e favorendo, ad esempio, il concetto fortissimo della meritocrazia. Cioè, non è tanto definire quante ore, è definire che stile di leadership voglio avere nel governare, nel gestire imprese e organizzazioni della pubblica amministrazione. Bellissimo. Agostino, ho due domande sulla sicurezza delle reti, che probabilmente è una delle componenti molto forti di Cisco. Alcune domande mi arrivano tramite WhatsApp, tramite email, perché arrivano da varie reti. La sicurezza delle reti aziendali e la prevenzione degli attacchi informatici sono motivo di impellente preoccupazione per le aziende, visti i potenziali danni economici di un data breach. Molti imprenditori preferiscono adottare politiche conservative rispetto all'introduzione di nuovi sistemi IT in azienda. La cyber security può quindi essere un freno al cambiamento e all'innovazione digitale? È una domanda interessante questa. Dall'altro lato, Vasco che mi dice: i dati sono il nuovo petrolio, le OT, OTT monetizzano con la procurazione incrociata, proteggere i dati è strategico, ma non c'è difesa sui sistemi operativi ingegnerizzati per spiare. Come le istituzioni hanno intenzione di tutelare aziende e cittadini? Siamo dalla Allora, guida diciamo sì, alle reti. allora innanzitutto, se guardiamo oggi il tema della cyber security, che è un tema che è diventato non più per gli addetti, per i tecnici, ma è diventato, diciamo, tema discusso in modo sia dal punto di vista geopolitico, sia dal punto di vista dell'attività quotidiana di tutti noi. Io non penso che parlare di cyber security nel nostro settore, quando parli di cyber security o parli con gli esperti che si occupano di sicurezza, si parla tutti a bassa voce. No, a me non è mai successo niente. Capita, no? No, a me non è mai successo. No, no, tutto a posto. Da me è tutto a posto. L'ho sentito svariate volte. In realtà tutti noi Pensano sappiamo. tutti di avere il garante per la privacy qua dietro che magari ascolta. E invece noi dobbiamo essere consapevoli che tutti noi siamo sempre costantemente attaccati, perché non, se no noi non vedremmo 80 miliardi di attacchi ogni giorno. Allora, ci sono due aspetti. Il primo aspetto è che la tecnologia della cyber security deve diventare più semplice. L'imprenditore non deve preoccuparsi di essere sicuro, la tecnologia deve preoccuparsi di essere intrinsecamente sicura. Non deve essere una preoccupazione dell'imprenditore o del manager. Noi dobbiamo essere capaci di sviluppare tecnologie, prodotti e servizi intrinsecamente sicuri. È una nostra responsabilità, del nostro settore, fare in modo che sia sicura. Il concetto di intrinsecamente sicuro è un concetto tecnologico, che vuol dire che non serve solo comprare l'antivirus, ma bisogna essere consapevoli di acquistare prodotti e servizi che abbiano al loro interno la sicurezza. E questo è il primo punto. La privacy, la discussione sulla privacy, e io l'ho espresso dal nostro punto di vista. Per noi, per come sviluppiamo le tecnologie, e Webex ne è un esempio, per noi è
ci sono due concetti della privacy, un diritto dell'uomo. Se è un diritto dell'uomo, tutti i prodotti, servizi e soluzioni che noi sviluppiamo devono mettere al centro questa decisione che abbiamo preso aziendalmente. Fa parte delle nostre, una delle regole fondamentali. Tutti operano così? Non tutti. C'è un grande lavoro che viene fatto a livello europeo e io penso che noi come paese lo stiamo già facendo, dobbiamo contribuire a quella conversazione perché su alcuni temi stiamo guidando il mondo a livello europeo. Mi viene in mente il GDPR. E quindi continuare quel processo che ci vede fortemente coinvolti in Europa è un processo fondamentale e è ancora più vero per l'esperienza che stiamo vivendo adesso. Cioè, pensiamo alla sanità. Tutti adesso pensano bene, più digitale la sanità, certo, la telemedicina. Ma proteggere bene i nostri dati è una priorità primaria del nostro paese. Quindi tanta attività è in corso e sono convinto che attraverso la collaborazione con l'Europa noi troveremo le regole per gestire bene questo tema, che è un tema fondamentale per tutti noi. Vado con l'ulteriore domanda. Antonio, con l'innovazione digitale, con l'innovazione spinta, non si corre il rischio di lasciare a casa tante persone che oggi lavorano? Questa è una paura un po' ancestrale. C'è questo rischio, certo che c'è questo rischio. Io vedo anche la tanta attività e l'esperienza che stiamo facendo nella formazione per chi il lavoro non ce l'ha. Abbiamo iniziato questo percorso nella collaborazione, non solo, noi abbiamo iniziato formando gli studenti con l'idea di dire chi entra nel mondo del lavoro deve avere una competenza digitale. Poi abbiamo incominciato a parlare di persone. Cioè le persone, noi lavoratori, che continuamente devono ripensare il modo in cui apprendiamo non solo il digitale, tutto, perché tutti ormai siamo, o tanti di noi sono più consapevoli sull'idea che bisogna continuare a formarsi. E quindi abbiamo iniziato a formare sulla cyber security, su cosa vuol dire internet, su qual è il significato di Industria 4.0, con corsi basici in italiano su questo tema. Quando abbiamo incominciato a formare chi il lavoro non ce l'ha, e ripeto, noi non abbiamo grandissimi numeri, ma insomma abbiamo fatto esperienza sul campo significativa, noi abbiamo esempi concreti di persone che attraverso il digitale hanno ritrovato lavoro. E se guardo l'industria, il nostro settore in Italia, una delle preoccupazioni, delle difficoltà più grandi di un settore che fortunatamente cresce è trovare competenze corrette per fare il mestiere. Ad esempio, chi si forma su cyber security trova lavoro domani mattina perché c'è un bisogno primario di aziende, la domanda del nostro settore, l'offerta delle istituzioni, della pubblica amministrazione, avere questo tipo di competenze. Allora, noi dobbiamo essere bravi a guidare questo rischio concreto, il digitale che toglie posti di lavoro, ma anche di concentrarci di più sul digitale che crea posti di lavoro. È evidente che ci sarà, e lo vediamo, una migrazione da alcune competenze ad altre e noi dobbiamo essere bravi a gestire questa trasformazione, come le tante che abbiamo gestito nel corso della storia dell'uomo. Io faccio l'ultima, rivolgo ad Agostino l'ultima domanda, poi lascio la parola al Presidente, ma credo che è una domanda alla quale ha già risposto, però magari si può essere più ampi. Può la pubblica amministrazione nelle sue eccellenze essere un driver di innovazione per le imprese? Certo che lo deve essere. Certo, la risposta è sì. L'importante è che si crei la collaborazione tra imprese. Io vedo la pubblica amministrazione che ha due ruoli. Uno, aiuta le imprese attraverso stimoli finanziari di collaborazione a aiutare l'innovazione delle imprese. E questo è un grande titolo, che non vuol dire la pubblica amministrazione che entra nelle imprese, vuol dire che aiuta le imprese nel percorso di innovazione. E due, vedo l'innovazione all'interno della pubblica amministrazione, e in Italia ci sono dei casi molto belli, che sono di esempio per essere poi presi come riferimento per creare nuovi servizi alla pubblica amministrazione, ma anche come riferimento per le imprese che ne possono trarre beneficio. E questo è quel circolo bello, positivo, che tutti noi cerchiamo per accelerare, per creare un paese più agile, più competitivo.
Lascio la parola al presidente per, diciamo, l'ultimo dialogo su Roma. Tra l'altro mi viene bene, a seguito dell'ultima considerazione fatta da Agostino, la burocrazia. Allora, qual è l'elemento che caratterizza Roma agli occhi di molti italiani? La burocrazia. Siccome della burocrazia non se ne ha tradizionalmente, diciamo, una buona opinione, questo automaticamente trasla su Roma. Quindi in genere, quando lì a Roma non fanno, Roma non vuole, Roma ci complica la vita. Poi alla fine in realtà si sta attaccando la macchina a burocrazia, però diciamo poi qualche danno ne fa un'immagine. Anche se qui, sul tema della burocrazia, anche qui nasce una grande opportunità. Noi abbiamo sempre ragionato sul fatto che noi romani siamo la capitale se siamo utili al paese. Il principale strumento per essere utile al paese è proprio avere una burocrazia efficiente, vuol dire il fatto che a Roma c'è un'efficienza della macchina dello Stato e questa efficienza si dipana da Belluno a Trapani, quindi questo dà un beneficio generale. Devo dire che finora non è stato così. La burocrazia, è vero che in questa fase anche di pandemia, è stata luce d'ombra. In qualche caso effettivamente ha fatto un salto in avanti e ha risolto problemi. In altri campi, devo dire, il fatto che non sia un'amministrazione efficiente ha creato poi grossi disservizi in un momento difficile. Comunque, quindi uno dei problemi di Roma è la burocrazia. Quindi, se la burocrazia diventa più innovativa e più efficace, automaticamente anche la Roma ne ha un grande vantaggio. Però io ricordo che nel mese di settembre noi abbiamo presentato un'indagine che si chiamava Roma 2030, che cercava di prefigurare come sarebbe stata la città di Roma, e abbiamo chiesto a tutta una serie di esperti, urbanisti, sociologi, economisti, esperti del traffico, anche per vedere i punti di forza e di debolezza della città e quali sono le caratteristiche. Ebbene, le caratteristiche di un futuro possibile di Roma, oltre a essere, ripeto, una burocrazia efficiente, ricordiamoci, lo ricordo sempre, che la parola burocrazia a noi ha un'eccezione negativa. In realtà è quello strumento che dovrebbe utilizzare lo Stato per garantire i diritti dei più deboli. A questo serve la burocrazia. Se tu hai un diritto, lo Stato te lo riconosce tramite un percorso amministrativo. Comunque, oltre questa caratteristica, le caratteristiche che uscivano fuori da questa indagine è una abbastanza scontata quando si parla di Roma, la sua bellezza e la sua dimensione culturale. Però una terza strada per il futuro di Roma è proprio quella dell'innovazione. Ripeto, non è una cosa nuova. Devo dire, Roma, quando divenne capitale, fu immediatamente percepita come una città che poteva essere un centro importante dell'innovazione. Però se io guardo anche i dati di Roma, in fondo Roma non sta così male nel settore dell'innovazione come spesso si racconta. Ne voglio citare uno, ad esempio le start-up. Le start-up a Roma sono 1140 e ho visto che negli ultimi 2 anni hanno la percentuale di incremento anche più alta d'Italia, nel senso, quindi non solo sono seconde a Milano, però diciamo in termini di incremento sono le prime. Così come mi viene anche da dire una manifestazione a cui siamo molto legati, a Macerferro, in fondo la manifestazione più grande, popolare, divulgativa e più longeva italiana è realizzata a Roma, diciamo, e devo dire anche dalla partecipazione del pubblico, direi che è anche una bella vetrina divulgativa delle novità. Quindi i romani, sia essi il mondo dell'innovazione, gli imprenditori, ma le stesse famiglie, va dire, quando vengono a quella manifestazione ci dicono che c'è, diciamo, un mondo aperto. E devo dire anche un'altra cosa: in questo momento anche difficile di Covid, ci sono stati alcuni colpi che diciamo così, Roma è riuscita a piazzare. Voglio ricordare, ad esempio, tutto lo Spallanzani, che è non soltanto un presidio medico, ma è
un presidio scientifico importantissimo per quanto riguarda le malattie di virologia. Proprio nel laboratorio dello Spallanzani è stato isolato per la prima volta il virus. Sono state realizzate una serie di indicazioni che, ad esempio, qui a Roma e nel Lazio sono state molto utili. Voglio ricordare che ci sono tre aziende in questo momento, di cui due nel polo tecnologico, che stanno lavorando e stanno in fase anche molto avanzata per quanto riguardano il recupero eventualmente il vaccino, eccetera. Per non ricordare le università, gli studenti, eccetera, eccetera. Allora, la domanda che io ti faccio, tu sei milanese, mi pare. Sì, di origini trentine. Quindi sei sicuramente del nord. Secondo te, questo mio ottimismo su una strada romana dell'innovazione è ben riposto oppure, diciamo così, mi faccio annebbiare dall'amore per la mia città e quindi vedo cose che effettivamente non ci sono? Guarda, ti rispondo, sembra un po' adesso semplice rispondere in questo modo, ma le persone che se conosco le persone, alcune persone che sono con noi forse lo possono testimoniare. Scusa, ho specificato, sono di origine trentine per dire che io amo Roma. E amo Roma perché buona parte della mia carriera collaborando con le tantissime realtà di Roma e quando i miei colleghi americani vengono a trovarci, c'è una cosa che a me non piace molto, e poi ve la dico, quando vengono a Roma, Roma è bellissima. A me piace sentire che Roma è bellissima, ma io dico, guarda che Roma è bellissima, non solo per il patrimonio culturale, non solo per la cucina, ma per le persone e per le realtà e per l'innovazione che c'è a Roma. E tu hai citato Maker Faire, io ho esempi, svariati esempi nel nostro settore di realtà, alcuni incubatori, alcuni acceleratori, il movimento dell'innovazione, che sono benchmark per noi, cioè sono realtà piccole e grandi con le quali noi collaboriamo con straordinario successo, successo non per noi, successo nella collaborazione. Io vedo questo, è evidente che vedo anche dell'altro. Vedo la difficoltà nel vivere a Roma, tu hai citato, diciamo, tutte le attività che chi vive a Roma, chi frequenta Roma, io ci passavo 90 giorni all'anno, quindi ho un'opinione dell'esperienza che si vive, quindi non voglio trascurare quegli aspetti, ma secondo me ci concentriamo troppo a parlare di questo e non diamo neanche un secondo come, diciamo, parte del team di Roma nell'enfatizzare di più le buone pratiche. E io penso che con senso di orgoglio di tutte le imprese, le realtà che sono a Roma, è tempo di dargli voce, è tempo di dargli maggiore visibilità ed è tempo per noi, in questo caso prendo l'impegno come Sisco, di migliorare ulteriormente il rapporto con queste realtà, perché per dirlo a noi conviene, a noi come amministratore delegato di Sisco, perché se c'è competenza, la competenza ci arricchisce e quindi c'è questa, diciamo, reciprocità che fa molto bene a tutti. Quindi il mio piccolo suggerimento, se posso, è quello di dire, come hai fatto te, e grazie per la bellissima domanda, diamo voce a queste realtà perché ne abbiamo bisogno e perché ne hanno bisogno. Grazie. Grazie, grazie. Lorenzo, volevo ringraziare Alberto per l'incontro, visto che Agostino lo citava tra le persone che sicuramente ci stanno ascoltando. La parola al Presidente. Allora, io ringrazio Agostino Sattoni anche per le parole di incoraggiamento che ci hai fatto nell'ultima tua risposta. Hai vinto un biglietto per venire a vedere la Roma, così completamente il ciclo di romanizzazione della tua esperienza. E con questo non mi Usa rimane Webex altro la Roma, eh? Usa Webex la Roma, eh? Usa la vostra che... stessa piattaforma, sì. Allora, dovremmo usarla tutti adesso. Sì, adesso mi butto in un argomento difficile, ma anche Totti ha usato Webex. Adesso non vorrei. Stiamo E se l'ha lavorando sulla Lazio, fatto il capitano? eh. Se l'ha fatto il capitano. Il capitano è un'indicazione precisa. Allora,
Detto questo, parlando del capitano, concludiamo questo nostro incontro. Massimiliano, tu c'hai anche qualche data futura, altrimenti chiudiamo qui. Sì, il prossimo appuntamento è martedì sul tema dei dati e della mobilità. Molto interessante come è cambiata e come cambierà la mobilità sul post-Covid. Uno studio tutto interessante con Vittorio Loreto del Computer Science Lab di Parigi della Sony, che ci darà farà vedere dei dati molto interessanti. Bene, dobbiamo costruire Roma una smart city tra le più ambite del mondo. Grazie e buonasera a tutti. Grazie. Ciao. Buona serata, grazie ancora. Ciao.